Rossetto in campo, un secondo e tre decimi, l'importante è non sbagliare la rimessa. Tassinari con la palla, si ferma, la Rucker mantiene inviolato il Palace con 7 vinte su 7, una partita durissima, durissima, la vincono 72-72 a 70 grazie soprattutto a 17 punti di Tassinari e Gatto, 20 però di Filippo Cicconi Massi, 15 di Conte e Peroni dall'altra parte. La Rucker mantiene inviolato il Palace con tutta la prima fase, girone C1 per la Rucker, finisce con 7 vinte e 0 perse. Questo è anche la vittoria che regala alla Rucker sicuramente almeno il quarto posto in classifica. Sì, coach Paolini è al microfono, la chiedo di girarsi da quella parte che c'è il... Io devo fare i complimenti soprattutto a voi due, perché quando sento le telecronache mi diverto, per cui complimenti, e complimenti alla squadra, all'allenatore, perché secondo me è la squadra che gioca la miglior pallacanestro che ci sia in questo girone. E io, se posso permettermi, faccio i complimenti a lei, e non perché ha fatto i complimenti a me, ma perché vedere una squadra che viene qui a giocarsela in questo modo, con questa aggressività, con questa voglia, io veramente ne ho viste poche, quindi complimenti coach, avete giocato una grande partita, purtroppo punto a punto può capitare di vincere o di perdere. Lei come l'ha vista questa partita? Mi aspettavo San Vendemiano così, siamo stati bravissimi a togliere il contropiede, soprattutto quei primi due quarti che loro fanno ai 200 all'ora, glieli abbiamo tolti. Poi ovviamente l'atletismo è dalla parte vostra, noi forse abbiamo qualcosa in più di talento, diciamo così, però alla fine eravamo molto stanchi anche noi, perché ci vogliono tante energie per giocare contro San Vendemiano, le abbiamo usate, purtroppo abbiamo perso, però se andiamo avanti così a me va benissimo, niente da dire. Ribadisco, vorrei che San Vendemiano vincesse il campionato. Grazie mille coach, dell'augurio e complimenti ancora. Io invece voglio qui vicino a me Andrea Tassinari, grandissimo Tasso, come al solito ci hai regalato dei biglietti per il tuo personale show anche stasera, 17 punti, ma soprattutto i punti che servivano quando servivano. Io mi sono permesso all'inizio della partita di citare anche uno 0 su 3 da 3 tuo, ma poi hai preso in mano la squadra, non è facile con pochi cambi, complimenti davvero e complimenti a tutti, perché questa è una vittoria importantissima. Sì, allora intanto voglio fare complimenti a tutta la squadra, perché sono due settimane che in allenamento ci stiamo veramente spaccando, nonostante tutti gli infortuni che abbiamo da ormai due o tre mesi a questa parte. Partita non era facile, loro tra l'altro se vincevano ci superavano, arrivavano a pari punti, ci superavano. Dovevamo rispondere alla brutta partita dell'andata e penso che abbiamo risposto bene oggi. Assolutamente, un'ultima battuta, io sono terrorizzato per le generazioni di ragazzini che ti avranno come coach, perché ho visto che stai studiando per diventare coach, io sono preoccupato, te lo dico così come battuta, ma raccontaci questo tuo cambio da leader in campo a leader dietro la linea. No, allora, sicuramente devono preoccuparsi i bambini, perché non sarò cauto, no, per il resto... Sì, fare l'allenatore è una cosa che comunque stare nella pallacanestro, io ci vivo di pallacanestro e sarebbe per me un onore anche solo arrivare in Serie B, per me sarebbe tantissimo. In più mi aiuta come crescita, credo, come giocatore, a vedere più cose, ad avere più, come si dice, più punti di vista, ecco sì.